paddock gremito, motori al massimo della potenza allo spegnersi del semaforo, bagarre, giovani piloti di belle speranze e personaggi di caratura mondiale, Kevin Manfredi impegnato nella 600, gare tiratissime per conquistare il primato e difendere la posizione, due giorni intensi per il round 2 dei trofei MP Dynasty Exhaust. Ancora una volta lo show è servito in un caleidoscopio di colori, profumo di benzina con sottofondo la musica dei motori. Un torneo per tutte le età, dai giovanissimi della Mini GP ai piloti esperti della 1000, con un unico denominatore, passione, adrenalina e divertimento. Il circuito di Varano, incastonato nella Valceno come arena per i protagonisti della sfida 2020. Siamo pronti a spegnere i semafori e a far scorrere l'adrenalina! Classe 600, la griglia di partenza vede Kevin Manfredi in pole position in 1.07.690, secondo Samarani 1.08.647, quasi un secondo tra Manfredi e Samarani. Ricordiamo che Samarani si giocherà praticamente le sue chance di vincere il moto estate in questa versione ridotta già da questa gara. Terzo Sintoni 1.08.879, quarto Giordano Travagliata ad aprire la seconda fila in 1.08.930, Saltarelli Simone 1.09.023, vicinissimo a Travagliati, hanno combattuto molto per la quarta piazza, Mortali 1.09.063, 40 millesimi tra il quinto e il sesto, e se ce ne sono 40 tra il quinto e il sesto, tra Mortali e Fortunati che apre la terza fila in 1.09.071 ci sono 8 millesimi. Lo Bartolo Emanuele ottavo 1.09.165 e qui Gasperini nono 1.09.614 si distacca parecchio. La quarta fila si apre con Michael Ferrari 1.09.751, autore di due buonissime gare in quel di Varano nel torrido weekend di luglio. Gioia 1.09.942 in undicesima, Torlaschi 1.10.245 a chiudere la quarta fila. Quinta fila che si apre con Pozzo in 1.10.270, vicinissimo a Torlaschi, 25 millesimi li separano. Felappi addirittura in 1.10.283, sono 13 millesimi che lo separano da Pozzo. E poi qui si apre un cratere con Puncini che chiude la quinta fila in quindicesima, che ha chiuso in 1.11.184. Sesta fila che si apre con Mele 1.11.246, ancora Puncini 1.14.177, Mosconi 1.14.395, chiude Speretta in 1.14.625 al diciannovesimo posto. Non posso far altro che dare linea a Milo per le classiche interviste pre-gara e poi si parte. Siamo con Edoardo Sintoni che parte in prima fila. Vorremmo sapere da lui quale è l'avversario che teme di più per la gara di quest'oggi. Ah, sicuramente Manfredi, che ha fatto un tempo straordinario. E, dai, proveremo ad andargli dietro e riuscire a stargli dietro tutta la gara. Dai. Condizione della moto tua? Bah, la moto è a posto, bisogna solo riuscire a migliorare un po' di guida e faremo del nostro meglio. Dai. Per il resto tutto bene? Per il resto tutto a posto. Dai, ci vediamo al parco chiuso. Allora. Alla prossima. Grazie. Ciao. Grazie. Bentornati con l'inizio delle 600 Open, qui al mio fianco c'è sempre un super Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno. Andrea, Manfredi, Kevin Manfredi parte in pole position, sì, 1.07.690, sì. Raccontami un po' qualcosa su questo pilota che è un po' la new entry, giusto? Sì, ma penso che Kevin è un ragazzo che conosco, un amico, è venuto a fare questa gara, diciamo come gara d'allenamento, anche perché settimana prossima sarà impegnato nel mondiale super sport. E allora un in bocca al lupo, glielo facciamo? Glielo facciamo, assolutamente. Parte come naturale favorito, possiamo dirlo? Ma sì, beh, il mondiale non è mai facile, però insomma. Però comunque, diciamo che questa gara probabilmente potrebbe farla da padrone, Andrea. Tutto pronto, esatto, semaforo rosso. Semaforo verde, rosso, partiti. Si spegne, sono partiti. Ricordo Manfredi, Sintoni, Travagliati, Saltarelli, Fortunati, Mortali. Queste le prime sei posizioni. Vediamo chi va davanti. Subito, forse non è Kevin Manfredi, no, davanti. No, anzi, Kevin mi sembra terzo. È terzo, sì. Esatto, terzo. Siamo qua già con Sintoni che si trova in quarta posizione. Già. Forse è già andato secondo, mi sembra, Kevin Manfredi. Manfredi è già secondo, abbia già sì. Cavalcato chi di dovere.
eccolo lì, Manfredi subito che si trova davanti a provare a battagliare con il pilota di testa. Stiamo cercando anche di capire, voi capite, non è subito facile. Largo, adesso ne approfitterà Kevin, sicuramente. Guardalo lì, eccolo, mamma mia, come un rapace. Andrea è entrato subito davanti, sì, Kevin là. Manfredi, sì. Kevin Manfredi davanti, Sintoni mi sembra che sia secondo, se non ho visto male, forse no. Perché era terzo Sintoni, probabilmente potrebbe c'è Giordano essere Travagliati. O Samarani o Travagliati. Eccoci qui, mentre stiamo cercando anche di capire qual è la collocazione da parte dei piloti, stiamo anche cercando di arrivare a primo raffronto, certo, cronometrico. Andre, lo sai che è importante per anche farci noi un'idea, mentre eccoci qui. Manfredi sicuramente davanti, l'abbiamo visto che sta provando a fuggire. Samarani, avevi ragione. Samarani, Saltarelli e Sintoni. Siamo sicuri che sia Samarani e non sia Mortali col 21 secondo come raffronto? Ma Michael Ferrari, intanto ci troviamo già nelle posizioni ottava, nona posizione, mentre sta cercando di combattere, di battagliare, e si è già creato un gap importante. Sì. Con l'ottavo che dovrebbe essere Fortunati da parte di Ferrari. Assolutamente sì. Che tipo di moto sono le 600? Dai, facciamo un po' di backstage. Allora, queste sono tutte moto derivate dalla produzione, quindi moto che nascono per andare in strada e che vengono preparate stock o super sport in base alla categoria che bisogna fare. E attenzione nel frattempo. Sintoni prova ad entrare proprio su Saltarelli. Bellissimo sorpasso. Bello, Andre, sì, vero? Molto bello. Ma ci riprova, ci rientra. Sì. Tranquillo. Sì, siamo proprio telecamera puntata con Sintoni. Grande sorpasso da parte di Sintoni. Mamma mia. Sì. E che gap si è creato già tra i primi due e gli altri. Guardali là. Sì, penso che Kevin farà, penso, una gara in è solitario. Samarani secondo, esatto, sì. Manfredi, Samarani, Sintoni, Saltarelli, Travagliati, Mortali. Ti stavo chiedendo, prima che ci interrompessi, sì, quel grande sorpasso di Sintoni su Saltarelli. Dicevi che sono delle moto che sono vanno delle per moto, strada. Vanno, sì, che nascono per andare per strada, quindi non sono dei prototipi, sono moto dalla produzione che vengono preparate o stock o super sport in base al campionato che sono da fare. Queste tendenzialmente, tipo quella di Manfredi, sono a regolamento mondiale, quindi poi le altre qua, comunque qua è tutto accetto, qua si può correre con la moto open. Guarda lì Andre, ti interrompo perché mi sembra che si stia creando già un bel solco, si è creato un solco clamoroso tra i primi due, che sono Manfredi e Samarani. Sintoni, che voi vedete inquadrato in questo momento, sembra lontanissimo, è lontanissimo, ma è il terzo della gara, non è che stiamo parlando del quattordicesimo. Qua bellissimo primo piano da parte di Manfredi, sì, che sta guidando in maniera pulitissima la propria moto estate 600 Sintoni, lo vedete Edoardo, che sta andando ad affrontare l'ultima chicane prima dell'ingresso per quanto riguarda il terzo giro staccato. Non c'è un grande, sta tenendo il passo però Samarani. Andre, sei d'accordo? Samarani, sì, beh, stiamo parlando comunque, ok, adesso Manfredi dal Civa adesso sta facendo qualche appuntamento nel mondiale, ma Samarani, Sintoni, Saltarelli, tutta gente che comunque corrono insieme a lui, sì, fanno il Civa insieme a lui, comunque gente che ha quel passo di Manfredi. Quindi Samarani ha fatto un grande weekend a Varano con lo scorso del 25 luglio, è stato molto competitivo, non c'era Manfredi, questo ci vogliamo sottolineare. Sì. Però c'è un bel gap, si è già creato Andre tra due e gli altri. Sì, assolutamente. Qua c'è anche. Vai Andre. C'è anche il discorso che qua c'è gomma libera. Quindi c'è gomma libera ed evidentemente quello che voleva sottolineare giustamente Andrea, che essendoci gomma libera poi c'è anche una scelta da parte, esatto, del pilota di, esatto, che potrebbe avere più o meno agevolazioni. Più o meno agevolazioni, come dicevi. Ti voglio soltanto dire questo, Andrea, giusto per a titolo di cronaca. Sì? Samarani noi ce lo troviamo terzo in questo momento, secondo sta facendo assolutamente un buonissimo tempo. Manfredi partiva dalla pole position, sì, 1.07.690. Secondo Sintoni, che si trova terzo in questo momento, in 1.08.879. 1.189 secondi di differenza. E li stiamo iniziando a vedere tutti, però. Sì, allora diciamo che per fare un attimo un po' il punto della situazione, girare intanto in questi tempi a Varano sono tempi importanti. Questa è una categoria dove io ho corso nel 2018, sono arrivato secondo in campionato. Cavoli, alle spalle di? Mortali, c'era Mortali all'epoca, due anni fa l'aveva fatto lui. E sono tempi di tutto rilievo, che comunque
si inizia ad andare molto molto forte con una 600 per fare questi tempi. Il discorso è che un secondo qui a Varano sembra poco, ma è tantissimo. Eh sì, perché è sempre il discorso che facciamo, che stiamo facendo, esatto, da tutte le gare che commentiamo. Perché un secondo qui è equivalente con, non so, 3 secondi a Mugello, capito? Ah, guarda lì, infatti. Qua ti è pure venuto un po' l'accento romagnolo, visto. Ma io, Manfredi, io papà la mamma di Misano Adriano. E allora, ragazzi, dobbiamo inchinarci. Se lui dice qualcosa in romagnolo, non è perché vuole viva Milano, in giro qualcuno, ma... è milanese d'adozione. Quinto giro completato, Andrea. Entriamo nel sesto. Ti volevo solo sottolineare, come abbiamo visto nell'inquadratura precedenze, visto che pure a me è venuto un po'. Manfredi sta iniziando a staccare Samarani, sta iniziando a prendere quel gap che gli serve, anche perché ricordiamo, come ci dicevi, che Manfredi prende questa gara un po' come se fosse un allenamento. Sì, sì, sì. Noi quello che vogliamo vedere è sempre bagarre, sempre però nei limiti, come se le stanno dando questi piloti, lo stanno facendo in una maniera pulita. Manfredi ha veramente staccato Samarani, mentre ci troviamo con un Sintoni che si trova in terza posizione. Sì, ma io penso anche che Samarani, se fa due calcoli, dice: allora, io sono qui, sono iscritto al campionato. Penso che Samarani sia iscritto al campionato. Se, come mi confermi, la scorsa gara Samarani ha vinto. È andato bene. Ok. Tu mi dici, si va a accontentare. Ricordiamo che le wild card non prendono punti in campionato. Quindi, qualora dovesse vincere Kevin Manfredi, Samarani in campionato ha un'altra vittoria. Quindi, perché andare a rischiare di cadere? Ah, quindi, ecco, questa è una bella domanda. Mi poni di fronte ad una bellissima domanda. Sì. Quindi tu mi dici che comunque si vanno a fare dei calcoli. Beh, certo. Scusa, andare a cadere per provare a prendere Manfredi, che poi prende uno zero, non ha tanto senso. Quindi secondo me, si fa i suoi calcoli. Anche se non è l'ultima gara di campionato dove uno già deve farsi i calcoli, ma effettivamente è così. Quindi questo aspetto dei punti sulla wild card o meno è importante. Sì, ti confermo che Samarani ha fatto primo nel primo weekend, Andre ha fatto secondo mortali 20-20, e quindi c'è già uno stacco importante, perché sei 50-40. Se si chiude così la gara, mortali sta facendo fatica, anzi adesso io non vedo più nemmeno mortali segnato. Che è successo a mortali? Non lo vediamo, ci siamo un po' dilungati, giustamente, anche per fare un po' di cronaca su quello che deve essere, e ci hai fornito una spiegazione importante, che davanti Manfredi non prende punti, o meglio, è come se gli cedesse a quello dietro. Sì, lui, se anche vince la gara, viene premiato per la gara, ma non prende punti in campionato. In questo caso, Sintoni dovesse finire così, farebbe un buon salto, un buon gap per lui. Bisogna vedere se Sintoni è iscritto al campionato. Esatto, questo è un altro punto, perché è un altro punto, ci sono tante wild card qua. Ti posso garantire che anche Sintoni, adesso che me lo chiedi, non è iscritto, quindi vedi, andrebbe Saltarelli, esatto, a questo punto. Ma poi così se posso... Saltarelli è iscritto, questo te lo garantisco, Ha fatto uno 0-0 nel primo circuito, ma è iscritto, per quanto riguarda... Quindi vedi, Saltarelli comunque vada, fa secondo, cioè se dovesse finire così. Quindi è tutta una classifica un po' tutta quanta cambiata, evidentemente. Intanto andiamo sempre un po' di cronaca, Andre, ma vedi davanti. Sì. Samarani... parecchio staccato, però sta cercando di dare del filo da torcere. Sintoni molto dietro, c'è una bella discrepanza. Non è la gara delle 300 che abbiamo visto ad esempio prima, dove sì, hanno battagliato, hanno corso, non c'è stata quel tipo di bagarre, però erano molto vicini. Molto più vicini. E qua con l'arrivo di questi due o tre personaggi di altri campionati ha un po' destabilizzato il tutto, ma penso che se non ci fosse stato Manfredi, anche Samarani oggi avrebbe fatto una gara abbastanza in solitaria, perché Samarani ha fatto una gara di questo tipo anche nel primo weekend, nello scorso, quello sempre a Varano, dove ha creato veramente un solco, e ha vinto la gara alle spalle, tenendosi alle spalle mortali, che però ha arrivato un distacco importante, È quella tipologia di gara. Ti chiedo anche qui, Andre, come ho fatto per altre piste, non c'è il degrado delle gomme, l'usura delle gomme? Beh, qua inizia a esserci, e c'è sicuramente, anche perché qua, appunto, ti dicevo, gomma libera, mescola libera, quindi c'è chi decide di partire con una 0, però per dire c'è la 0, la 1, la 2, poi dipende dal marchio delle gomme, però sostanzialmente la 0 si usa per le qualifiche, ma è una gomma che più performante per le qualifiche. Sì, è una gomma che ha un degrado dopo il quinto giro. C'è qualcuno che la usa anche per la gara. Andiamo a rivedere un po' quella che è stata la partenza di sì. Ha impennato Sintoni. Forse è proprio quello che ha perso un po' di tempo.
Quindi ti chiedo, quando impegni vuol dire che hai avuto qualche problema, giusto? No, per no, 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 non problema, stai perdendo tempo. Dal momento che la moto si sta impennando non puoi effettivamente accelerare. Effettivamente Andrea la terza si trova a quarto. Esatto. Cioè dal momento che si impenna tu, se riesci a tenere aperto il gas e fargli fare strada è un conto, ma se si impenna devi chiudere e nel frattempo chi riesce a tenere aperto e farla stare giù va avanti. Qua Michael Ferrari invece sembrava essere partito bene, poi ha perso e si è trovato un po' risucchiato, sì, inglobato in quella che è stata poi la partenza di tutti quanti anche gli altri piloti. Eh sì, poi guarda quando parti un po' in mezzo, bellissimo, ecco qua dall'alto, ci permette, sì, di capire. Vedi però già subito come il gruppetto dei primi, il primo gruppettino lì, si sono portati in avanti. Sempre quella partenza alle spalle da parte di chi era davanti, un po' l'abbiamo visto prima Mora, che da esterno poi rientra dentro e per paura che ci sia lo questo strike, è proprio, penso, Michael Ferrari. Penso Michael Ferrari. Sì, sì, è proprio Michael Ferrari. Bellissimo questo slow motion. Molto di bello, Ferrari. Sì, molto bello. Ci dici qualcosa? Tu lo conosci lui personalmente? Lo conosco perché mi era venuto a rompere le scatole all'ultima gara Michael, di campionato. Ma ti sembra il caso di rompere le scatole ad Andrea Tomio? No, è un bravissimo ragazzo, devo dire, davvero. Sempre sorridente, lo vedi nei paddock, che è sempre... anche quando va tutto male ride. Quindi è davvero, davvero un bravo ragazzo, genuino. E avevamo corso appunto assieme. Questo quando... è Edoardo Sintoni invece, lo conosci personalmente? No, so che ha partecipato qualche gara nel CIV. Black Flag? Personalmente non lo conosco, però mi hanno detto che è un ragazzo... È difficile però trovare persone talentuoso, che magari puzza sotto il naso in questa no, in queste è difficile, guarda, poi... Tolto te, no. Scherzo, giusto. No, soprattutto, guarda, ti dico, qua al Moto Estate sono tutti una grande famiglia, sono tutti amici. Ah, bandiera blu, eccoci qua, Andre, avevamo già riscontrato anche prima. Però guarda qua la differenza, Andre, prima la bandiera blu c'era stata al nono giro su 12, stavamo commentando le 300. Qua 10 su 15, più o meno, però la proporzione è quella. Il punto è che Manfredi sta veramente facendo una gara completamente diversa. Sta facendo un altro sport. E Samarani idem, però forse pende su Samarani anche questa no, cosa. Ma che io, mi dici, io perché andare sì a rischiare, tu dici? Io se fossi Samarani, con due gare in tasca e un'altra in tasca, basta che arrivo secondo, c'ho un'altra gara in tasca. Anche perché Andre, post-Covid, ricordiamo che quello che questo campionato è stato decisamente, drasticamente diminuito. Ti dico, ecco, facciamo un po'. Che parliamo anche un po' di quello che è stato questo periodo qua, di chi si è allenato, come ti sei allenato, anche perché la gara più o meno è cristallizzata. Manfredi, Samarani, Sintoni, Saltarelli, Travagliati, Fortunati, Ferrari, Bartolo, Gioia, Pozzo, Felappi, Puncini. Guarda, è stato un periodo davvero molto molto brutto, particolare, perché cioè non solo io, nel senso nessuno poteva uscire di casa. Ma al di là di quello, parlo del mio caso, ho anche fatto un po' di scelte sbagliate. Dove andiamo a correre, facciamo questo, facciamo quello, un po' di confusione generale, dove alla fine si andava dove si poteva andare, dove c'era, ok, fanno quella gara lì, andiamo tutti, appena hanno riaperto le gabbie, dico io, tutti sono andati perché a correre. Perché c'è un errore, Andre? No, nel mio caso, per dire, tipo al primo appuntamento invece di venire qua sono andato a fare la gara del National Trophy, che non serviva a niente se stiamo a guardare, volevo farla io, ma ai termini di una preparazione, no, di un campionato qua nel Moto Estate avrei dovuto fare questa perché almeno prendevo punti, invece non dico che ho fatto un errore, però hai fatto un'altra scelta, ho fatto un'altra scelta, ragazzi, fatto un'altra non scelta. Rimproveratelo Andrea Tom, anzi si è prestato anche a fare la telecronaca di queste gare a fianco a un neofita, anche a un No, un sacro come Taio Sintoni. Te la cavi molto bene. Ma è il tuo romagnolo che mi aiuta. Mi accentua molto il tuo romagnolo. Ci aiuta. Quindi, Andre, anche per questi ragazzi c'è stata difficoltà, sì, nella per preparazione. Tutti, ma poi un'altra cosa. Siamo tutte persone, penso la maggior parte di questi, tranne forse Manfredi, che ultimamente forse lo sta facendo quasi come lavoro. Io che lo faccio anch'io quasi come lavoro, ma sono istruttore di moto, ho una scuola di moto e faccio il pilota. Però siamo tutti persone che vanno a lavorare, quindi cosa succede? Certo, che se mancano i soldi non puoi neanche andare a divertirti. Quindi il problema è che tante ditte, tante aziende con il Covid non hanno più potuto sponsorizzare,
Quindi speriamo che si riprenda un po' si possa tutto. Riprendere il circo, anche perché è importante, sono degli avvenimenti effettivamente belli. È bello vedere anche l'entusiasmo che travolge. Poi tu che frequenti i paddock, frequenti comunque questi ragazzi, è anche bello vedere l'entusiasmo, la passione che si mette. Assolutamente. E poi diventa passione anche. Sì, quando lo fai come un hobby, un po' come quando un ragazzo fa il lavoro e poi va in terza categoria a giocare a calcio. Passione. Passione, assolutamente pura passione, estrema passione. Dodicesimo giro, Andre Manfredi in solitaria, in scioltezza, dovrebbe, e ad eccezione di clamorosi scivoloni a questo punto ci viene da dire, vincere questa gara con le spalle Samarani, Sintoni. Sintoni, Edoardo, ha fatto una bellissima, secondo me, gara, anche con due piloti così bravi, così interessanti. Ricordiamo che Sintoni partiva dalla seconda posizione, Giordano Travagliati terzo, si trova in quinta in questo momento, Saltarelli quarto era partito, quarto si trova, Fortunati quinto era partito, si trova a sesto, Mortali è scivolato molto in basso, avrà fatto qualche errore, ti chiedo, Andre. Ho avuto un problema tecnico, ho avuto un calo fisico, ho avuto un calo della moto, però dov'è che è adesso? Si trova tredicesimo Mortali, Michael Ferrari invece ottavo si trova, buon pilota, mi dicevi, bravissimo ragazzo. Sì. Evidentemente poi si iniziano anche a fare, come dicevi tu, anche dei piccoli conti, perché è giusto che sia così. Michael nello scorso weekend aveva fatto 0 nella prima gara, 13 punti in gara 2, quindi aveva prodotto un buono sforzo, si era fatto veramente foriero di una buona gara. Mentre vanno a ultimare il 14esimo giro, Andre, quindi ci troviamo a due giri dalla fine, salvo eccessive eccezioni clamorose, penso che le posizioni si siano cristallizzate ancora di anche più. Anche perché c'è da aggiungere una cosa a questa categoria, all'interno della 600 bravo, Open ci sono l'STK, giusto? Esatto, la categoria stock, quindi cosa vuol dire? Che magari un pilota che arriva, come potrebbe essere adesso Travagliati in quinta posizione, potrebbe vincere la sua categoria. Quindi questo... Sono mischiate, facciamo un po' di cronaca, sono mischiate le opere di stock ed è come se fossero due campionati poi a livello di punti assestati. Sì. Cioè io che arrivo quinto con la stock, sto spiegando per i neofiti o per i profani. Per i profani. Quindi un Travagliati che arriva quinto non va a prendere i punti che prenderebbe un quinto normale, ma prende i punti che prende il primo della stock. Quindi Travagliati anche nelle... Travagliati grandissimo weekend quello scorso, in questo momento avrebbe 75 punti. Esatto. Sarebbe praticamente a un passo dalla vittoria, anche perché ricordo che poi c'è l'ultimo appuntamento che è quello di Cervesina e sono praticamente fatti i giochi. Quindi fondamentalmente Samarani si appresta a vincere già il mondiale. Il mondiale, magari il mondiale. Questo appuntamento del moto estate, Andre. Ultimo giro, quindi ci dovremmo complimentare evidentemente col buon Samarani, che chiuderebbe a 75. Sai per chi ci sarebbe un ultimo bellissimo appuntamento del Colle Cervesia? Per Mortali e Fortunati, che se chiudessero così si troverebbero vicinissimi a distanza di 3 punti a battagliare per la seconda posizione. Assolutamente sì, infatti... Sì, non c'è, e non allora c'è. Via, possiamo gridare per la gloria che si non vince. Si vince per la gloria. No, vabbè, poi se uno è bravo a vendersi, dico a io, sapersi valorizzare, a vendersi con gli sponsor, con qualcosa, chiaramente il tuo tornaconto ce l'hai. Tutto, diciamo che l'80% di quelli che corrono qua non solo non prendono niente, ma mettono dei soldini, ci fanno tanti sacrifici. Eccolo lì, guarda come impenna Kevin Manfredi, vince! Addirittura gambetta dietro, dice non mi voglio far mancare niente, impenna, probabilmente impennerà però anche Matteo Samarani, perché a questo punto vince! Vince, si il mette... moto estate, 75 punti. Vince il moto estate, già vinto. Sì, penso proprio di sì. Manca l'ultima tappa di Cervesina a quello che ci hanno fornito i ragazzi fantastici tramite il sito Trofei Moto. Vince già, e a questo punto la sfida sarà per il secondo posto. Ha maggior ragione nella categoria stock. Travagliati è un passo dalla vittoria, a meno di un clamoroso passo falso, con Felappi che si trova in questo momento al secondo posto. Diciamo che sì, anche lui è molto molto vicino alla vittoria nella categoria alla stock. Vittoria nella categoria stock. Andre, io mi sono divertito come un pazzo, mi hai dato una marea di informazioni,
mi hai detto che sei un pilota fortissimo, che hai voluto gareggiare con loro, perché sennò con la tua moto ti saresti messo davanti. Che ti posso dire? Si girano intanto, facciamo un check veloce, perché tra un po' dobbiamo andare anche la linea al paddock per poi fare le considerazioni finali. Vince Manfredi, secondo Samarani, terzo Sintoni, quarto Saltarelli, quinto Travagliati, sesto Fortunati, Bartolo, Ferrari, Pozzo, Gioia, Felappi, Poncini, Mortali. Andre, grazie. Grazie a te. Linea al paddock per le interviste, classiche interviste post. Ci vediamo poi. Grazie a tutti per lo spettacolo. Ciao. Pochi secondi con Edoardo Sintoni al parco chiuso. Ciao Edoardo. Risultato buono? Sì, dai, buono. Siamo andati bene. Dai, dopo tanto tempo che non salgo in sella, sono contento. Dai. Soddisfatto. Dai. Sì, soddisfatto. Si vede. Sì, dai. Grazie. Grazie a voi, ciao. Grazie. Un applauso. Bravo. Un applauso.